appuntamento oggi con l'altra campana. Ho il piacere di avere con me in studio l'ex presidente della provincia Carmine Stallone. Grazie dell'invito. Benvenuto presidente, la provincia Palazzo Dogana è un tema caldo da un po' di mesi, soprattutto in questo momento, salito sul banco degli imputati con una nota del MEF che ha contestato una serie di elementi a quello che è stato l'andamento del bilancio amministrativo in piazza 20 settembre, la Teleblu se ne è occupata forse tra le prime emittenti mettendo in evidenza questa relazione abbastanza pesante. C'è da dire che Palazzo Dogana ha lavorato in questo periodo col commissario straordinario alle controdeduzioni da portare puntualmente al Ministero. Alcune delle accuse pare vengano smontate, questo per quanto riguarda l'ente, si contestano indennità a pioggia, si contestano irregolarità nella destinazione delle risorse ai capitoli di bilancio. Entra in campo, entra nel circuito delle polemiche anche lei, lo vediamo questa mattina, ha ricevuto un'intervista dall'attacco, Stallone prende le distanze e ammette l'afasia della politica. L'ex presidente è uno dei protagonisti dell'analisi svolta dalla dirigente del ministero. Allora Stallone le prende le distanze, ma insomma le contestazioni che arrivano sono in qualche modo pesanti. Dunque, allora voglio precisare che lì c'è un grosso errore, perché il Ministero ha preso in considerazione il periodo 2008-2013, quando io non ero presidente. Sei stato presidente dal 2003 al 2008, quindi comunque... Cioè, le nomine che loro si parla del 2010 non l'ha fatta l'amministrazione Stallone, l'ha fatta l'amministrazione che è venuta dopo di me. Io le uniche incarichi dirigenziali che ho dato si riferisco a due persone, posso fare anche il nome, l'architetto Bux e Acquafredda, il dottor Acquafredda, uno che praticamente si interessava della gestione delle scuole, tutte queste cose qui, e l'altro Acquafredda che stava al personale, che era un settore molto molto caldo, tanto caldo che Acquafredda dopo un anno, mi pare circa o meno di un anno, rimise le dimissioni perché per lui era diventato impossibile. Queste sono le uniche cose, le altre, tutto quello che così, a partire al periodo successivo, e lo dice in maniera molto molto chiara. E mi meraviglia anche che l'attacco, che è stato molto preciso nel dire che dal 2008 è stato preso in considerazione da questo dirigente del Ministero, che si chiama Moreno, non so come si chiami, sì, a un certo punto ha preso in esame il periodo 2008-2013. Veramente, 2008 è un periodo in uscita, quindi comunque lei è stato a cavallo, tanti atti possono essere compiuti nella fase d'uscita per poi formalizzati. Praticamente il Consiglio e la Giunta era operativo fino a gennaio, perché gli ultimi tre mesi si fa tre mesi di vacanza, quindi non si possono prendere provvedimenti. D'altra parte, la delibera o decreto incriminato si riferisce al 2010, quando io praticamente ero ritornato a Femerica, insomma. C'era l'amministrazione Pepe. Lei in ogni caso prende le distanze, vediamo anche dalla politica il titolo di questa mattina. Non è stato così, perché io ho dovuto rispondere, in quanto, ieri ho fatto un lungo articolo, un ex mio assessore. Ho capito pure chi è che ha fatto... Sotto accusa ci sono i dirigenti, sì, chi è? L'ex assessore, se ci sono soldi da restituire, si obbedisca, sì. Questo con riferimento ai dirigenti di retribuzioni, di risultato, di indennità, sì, che arrivavano quasi a pioggia, insomma, non è proprio così, perché praticamente non è in maniera legittima, perché dal punto di vista di danno erariale sembra, a un certo punto, sembra la delibera del 2010 in poi, preciso ancora questo, a un certo punto, non era un reparto di compensi, che c'era una quota che andava a tutti i dipendenti e un'altra quota che andava ai dirigenti. Poi nell'ambito di queste quote, a un certo punto, dovuto per contratto, c'era una ripartizione loro interna, sia per i dirigenti sia per i dipendenti. Quindi non c'è stato un qualcosa di aggravio, tanto è vero che penso che la risposta che aveva dato il commissario attuale vada in tale direzione. Cioè ha detto qui non c'è un qualcosa che in più, semplicemente a dire anche del commissario
qui, beh, era solo una ripartizione di compensi, però il danno erariale, se c'è un danno erariale, oppure c'è un illecito penale, eccetera, eccetera, sicuramente non c'è stato. Però si riferisce sempre a questo. Io personalmente, con la mia giunta, con la mia buona giunta, perché noi abbiamo avuto 5 anni di tranquillità, 5 anni di prospettive. Poi qualcuno ha pensato bene, mi ricordo anche qualcuno che disse: noi non abbiamo bisogno di un buon amministratore della società civile, abbiamo bisogno di un politico. E abbiamo deciso di non candidarti più. Io ho detto: e perderete. In realtà hanno perso, in maniera molto, molto chiara, perché sanno benissimo che io ho la mia professione, vivo della mia professione, era più uno spirito di servizio. Questo assessore ha chiarito Chi è molto. questo assessore? Beh, se praticamente non ha voluto firmare, non posso dirlo Non io. può dirlo. Ho dei legittimi, ecco, faccio una battuta, ho un legittimo sospetto di una persona, perché è una persona molto intelligente, molto esperta di amministrazione, quindi è qualcuno che sta in politica già da molto molto tempo, perché aveva detto la verità di come stanno le cose. Per quanto riguarda il problema dei dirigenti, è un problema che non è solo della provincia, dell'ente provincia, ma anche al comune. Indubbiamente, per fare forte un'amministrazione, sia un'amministrazione provinciale sia un'amministrazione comunale, ci vuole una sinergia tra la parte politica e la parte amministrativa a un certo punto. Vabbè, conosciamo infatti che cosa significa non essere in sinergia In con. sinergia, Lei prima perché diceva una cosa, la dirigenza può rendere forte forte, la la politica o dirigente o affossarla. affossarla, esattamente così. Personalmente io ho il 50% di dirigenti veramente bravi, forti, che mi appoggiavano. E gli altri dirigenti che continuavano il loro così, anche un po' di meno, così, modo di dirigere un settore, queste cose qui. Però complessivamente, a un certo punto, se uno deve pensare al livello di cultura, al livello di preparazione, rispetto ad altri enti, non dubbio, la provincia è così. Per quanto riguarda poi invece il segretario generale, che lì c'è un errore, un altro errore. Io ho detto un'altra cosa, cioè nel senso che non, ho avuto per una breve esperienza di nomina di direttore Parliamo di generale Morlacco, di rispetto al Morlacco, quale è stato anche lei chiamato in in causa. causa, io l'ho tenuto tutto come segretario, l'ho ereditato, come dicevo, però era una buona eredità, e mi spiego il perché, perché era uno che dell'amministrazione pubblica mi ha fatto una vita, quindi era una certa tranquillità giuridica per tutta la giunta. Invece non vedevo la figura del direttore generale, abbiamo provato, ho fatto io una nomina temporanea, transitoria, di direttore generale ad altra persona, ma ho visto che era inutile spendere tanti soldi, come lo ritengo ancora adesso, inutile avere un direttore generale se c'è un segretario generale, perché almeno nell'ente provincia era la stessa cosa, più o meno non cambiava niente. Allora mi sono chiesto, perché sono stato sempre molto attento all'economia dell'ente, tant'è vero che chi è venuto dopo di me ha trovato certamente una provincia in buone condizioni economiche, e certamente non in cattive condizioni, proprio perché sono stato molto attento a questo. Ed è per questo che a un certo punto, ecco, c'è stato un frainteso, io non avrei messo Morlacco, no, io non avrei messo il direttore generale, perché ho provato per un breve periodo, serviva più o meno a Non sei una niente. figura che non Come serviva. per esempio anche il difensore civico, insomma, dobbiamo pigliarci in giro. Noi sono delle figure che vengono potenzialmente, ipoteticamente, sulla carta, sono delle figure giuste, ma in realtà non facevano niente. Perché chi si è abituato a lavorare e chi non lavora, per me, ecco, mi fa salire la pressione. Quindi per questo così. Ecco, qua vediamo, sono 15 le pagine che il ministro dedica a Morlacco, Ecco, quindi sta adesso parlando di un anche. ruolo che è sostanzialmente inutile nel. No, penso che lì si riferisca a un certo punto che Morlacco, praticamente nell'ambito della sua posizione di segretario generale con me e di direttore generale poi, aveva degli altri compensi che poteva avere tramite i rogiti che si facevano, Sì. eccetera, eccetera, queste cose qui. Quindi la cosa mi sembra un po' così. Non so esattamente quando guadagnava Morlacco, né mi interessa, anche se insomma, ho visto che il dottor De Fini si è messo una cifra che io avrei anche forse evitata, perché così, non lo so. Per quanto riguarda i diritti di rogito, pare il ministro mette sotto accusa circa 52.000 euro percepiti indebitamente. Diciamo, queste Ma sono più o non lo meno so, ecco, io le. non so rispondere, non posso rispondere. Io quello che, ripeto, ci tengo a precisare che il Ministero, che si rappresenta il Ministero, ha sottoposto a verifica gli anni 2008
2013, io non ero presidente. Presidente, io so che naturalmente lei può prendere benissimo le distanze in questo momento da quanto contesta il Ministero, è un fatto comunque che è stato presidente di quell'ente. Non ci sono configurazioni di danno erariale, però è evidente insomma, che quando lei parla di afasia della politica, quando delle somme vengono comunque contestate o ritenute eccessive, qua un problema sussiste. Dunque, allora il problema afasia, se uno il termine afasia da medico significa un altro, quando uno praticamente non ha la possibilità di parlare. Quindi la politica all'interno del palazzo non ha la possibilità di parlare. Non era proprio così, perché anzi io sono stato un presidente che non sono stato ben visto da qualche dirigente, molti mi rimpiangono, a un certo punto, perché io ho sempre detto, dice, il lavoro deve essere pagato, queste cose in questa maniera. Gli indirizzi politici che si danno, perché dice, noi seguiamo, ha detto, solo gli indirizzi politici, eccetera, eccetera, non facciamo. Questo non è proprio vero, perché come abbiamo detto prima, ci vuole una sinergia tra la parte politica e la parte burocratica. Per fare. Se uno rema contro o non rema, è chiaro che praticamente significa che tu fossi alla parte politica e così l'altra parte. Cioè, nella vita bisogna avere quel senso di equilibrio. Io ricordo sempre un assessore di Cerignola, a un certo punto che stava ai lavori pubblici, che qualche volta portava qualcosa che il partito. Antonello Summa. E il partito diceva di fare, eccetera, eccetera. E io lo chiamavo Antonello, mi comportavo in questa maniera. Portiamo la prossima volta, perché non ho capito bene che cosa ha detto Antonello, ha detto se cosa va. Dopo ma lei aveva la possibilità di parlare a Palazzo Dogana? Ha voglia che ce l'aveva la persona. Aveva la possibilità di imporsi sulla tecnostruttura? Certamente, io molte cose non le posso dire per un semplice motivo, perché sono abituato come carattere. Qualcuno che si è comportato male l'ho pigliato, l'ho messo a contare come quando il primario non vede bene un assistente, dice mi devi contare quante gocce di pipì stanno in questa provetta. E qualcuno l'ho fatto a due o tre dirigenti che li ho messi da parte, anche rischiando, perché qualcuno pensava che, mi diceva sempre il segretario generale, detto state attenti, perché se voi fate questo provvedimento lo potrebbero impugnare. Ma io avevo in mano elementi tali che loro non si dovevano muovere, non si potevano muovere, perché nel momento in cui si muovevano io gli avrei fatto pagare questo e l'altro. Quindi è forte il dominio all'interno? Sì, il problema è questo, dottore, un problema molto semplice. Molti politici gridano, sbattono i punti, io non ho questo carattere, io so aspettare, è il momento giusto, dico vedi tu hai fatto questo, questo, questo e quest'altro, sono due modi di fare. Tanto è vero, c'è stato un segretario politico di una formazione che adesso è confluita nel centrodestra, un'amica ha detto, ma qui lei è troppo calmo, è troppo moscio, proprio se no, non è che essere calmo o moscio, come ha detto lui, non significa, e significa aspettare, vedere, sentire, ascoltare e poi decidere. Ecco, se non si mettevano d'accordo, per esempio Antonello Summa, io lo chiamavo dicendo, vedi, succede, facciamo così, succede questo, quest'altro, pensaci, e poi ne discutiamo. Tornavo, Presidente, dopo due o tre giorni, diceva, Presidente, sei proprio molto saggio, vedi lontano, perciò non abbiamo avuto avvisi di garanzia, non abbiamo avuto niente, solo per questo. Tra le somme percepite vengono messi anche a titolo di indennità, viene messo anche il semplice utilizzo del computer, il semplice utilizzo del telefono, anche il rischio neve, Presidente. Dunque, a questo cioè, non... Ma sono mancati i controlli. Ma certamente i controlli non li deve fare il Presidente. Certo. Cominciamo a precisare questo. Ci sono maglie troppo larghe. Ci sono i revisori dei conti, ci sono i nuclei di valutazione, ci sono delle strutture, degli organismi preposti anche a questo. Noi dobbiamo dare solo gli indirizzi politici di una cosa, come andare nell'indirizzo che può essere per la viabilità e dobbiamo fare questa strada rispetto all'altro, dobbiamo cercare di attivare l'aeroporto, queste cose qui, dobbiamo fare, ecco, per esempio, tutte queste cose che oggi leggo sul giornale, come la diga dei piani dei limiti. Molti non sanno che cosa io ho fatto andando a Roma per cercare di bloccare i soldi che erano stati già destinati in Calabria per la diga dei Pantelimiti, oppure sul porto di Manfredonia mi sono recato dall'onorevole Tissone, mi ricordo come si chiama, erano le 7:30, partimmo alle 4 con Teodoro, con l'autista, per arrivare alle 7:30-8 a Roma, per dire bloccare 50 milioni di euro che erano destinati al porto di Manfredonia. Molte cose non le si sa. Però ecco, qualcuno ha pensato bene di mettere un politico e non un buon amministratore. Se lei potesse tornare conscio dell'esperienza vissuta a Palazzo Dogana e quindi delle conoscenze acquisite anche in merito a questo andamento, diciamo, fotografato dal MEF, se lei dovesse tornare
potesse tornare a fare il presidente a Palazzo Dogana, come dire, condurrebbe una battaglia per cambiare qualcosa? Ci sono delle cose eclatanti che proprio Beh, non vanno. nella vita qualsiasi episodio aiuta a crescere e a correggersi. Certamente sì, a un certo punto, considerato che ci sono questi appunti da parte del Ministero molto dubbi per quanto riguarda le città di alcuni compensi, ecco, mi sarei stato più attento con l'assessore e soprattutto con chi doveva controllare i conti, queste cose qui. Sarei stato un poco, ecco, l'esperienza aiuta moltissimo. Per Se quanto riguarda, gliel'avessero permesso. vedete che il problema non è mio, perché io no, ho affrontato quella politica, anche la politica sanitaria, con uno spirito molto diverso. Io di una cosa sola ci tenevo moltissimo e ci tenevo e ci tengo anche se non l'ho più, la poltrona di gasolina, me la sono sudata veramente con i denti, facendo tutti i concorsi di idoneità a un certo punto. Fa 30 anni prima di gasolina. Ma Quella la appunto, lei tengo. che conosce il lavoro in tempi soprattutto di spending review, poi conosce la sanità, Perciò insomma, altro le. settore di difficoltà, ma in tempi di spending review, ma si possono ancora, Certamente. no, no, dico, si possono ancora sventolare queste cifre? Certamente no, perché io sono convinto che i soldi per la sanità ci sono e migliorerebbero molto la sanità sia pubblica che privata. E che mi devono solo spiegare come mai una siringa, che io porto sempre così, che costa X qui al sud, lì al nord costa X meno 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 meno. Ecco, là sta il vero È problema. proprio di ieri la cronaca di questa, no? Queste condanne inflitte nell'ambito dell'operazione Spending Review, l'ASL di Foggia pare, Ma io secondo i sento, giudici, acquistasse aghi io a prezzi sento, addirittura del sì, guarda, 150% in ma io più, sento, oppure sistemi informatici telemedicina che spesso neanche è funzionante, come dire, 17 volte tanto, esatto, e quello è il ma problema. c'è una chiamata in correità Secondo della me, politica, di chi si dovrebbe dare capisce, l'indirizzo, istituire un panel di ma si controllo? capisce perché io vedo ancora che dice che è migliorata tanto la sanità in Capitanata. Io adesso lavoro in una struttura privata e vedo quello che succede, cioè nel pubblico, ma sicuramente anche nel privato, perché non è che nessuno di noi così, ma ci sono tante di quelle cose che non vanno e che potrebbero essere corrette, ma la testa, il pesce puzza la testa, Cioè, queste è inutile che politiche, queste andiamo, le cifre assunzioni che. che hanno fatto, sono tutte assunzioni politiche, hanno certo in molte politiche, secondo adesso c'è il centro-sinistra e allora assumiamo questa, ci verrà dopo il centro-destra e assumiamo questa, non c'è una qualificazione, perciò io che non vivo di politica lo posso dire in maniera molto molto chiara, sarà antipatico, sarà scorretto, sarà quello che vuole dire, ma la gente ha ragione, perché Grillo, molte cose che dice, ma tornando a Grillo, su molte cose ha ragione, è il modo come si dicono e soprattutto bisogna dare una prospettiva. Pensate che non ci sia ancora corruzione? Corruzione ce n'è veramente tanta, La Puglia è settima per tanta, 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 corruzione, ma d'altra l'ultimo. parte se io ho un reddito di 100 e qualcuno ha un reddito di 10 e io faccio una vita e quello fa un'altra vita molto migliore della mia, me ne devono spiegare come viene questo fatto qua. E talmente è che non si vuole correggere questo andazzo che ci sta. C'è tutte le fesserie che è migliorata la sanità in provincia di Foggia, assolutamente. Andate un po' al pronto soccorso. Io sono rimasto scioccato di persone che sono state più di 12 ore, 18 ore, mi dicevano, sulla barella in attesa di. Ma è una cosa veramente che, una cosa veramente che io sono Mi rimasto viene ad scioccato. esempio, abbiamo cambiato completamente settore, ma mi viene in mente per Ma esempio la come, dichiarazione che ha fatto il direttore. dottore, come potete parlare di tutto? No, Perché ma ve mi lo viene in spiego mente perché subito, poi ci sono delle perché cose. qualcuno pensa, qualcuno quando andava alle Quando si trasmissioni di parla. pallone, dice quello e pensa al pallone. Beh, quello per me era un diversivo. Era un diversivo, cioè, soprattutto in questo momento, insomma, è meglio pensare a cose più leggere, visto che quelle pesanti ci sono ad ogni piè Anche per pallone ci sospinto. stanno gli imbrogli, Cioè, mi viene in mente, per esempio, lei che è esperto comunque e conosce bene l'ambiente sanitario. Cioè, ieri noi abbiamo avuto la dichiarazione, per esempio, del direttore generale, Tito Manfrimi, che dice qui se le liste d'attesa si gonfiano, soprattutto quelle per le sale operatorie, è perché ci mancano gli anestesisti. Siamo in debito quasi di 15 anestesisti. e vorrei Ma com'è sapere. possibile? Cioè, è tutta colpa dei tagli oppure c'è qualcosa che non è andata nella Ma chiedo programmazione? scusa, gli anestesisti, chi li deve chiedere?
Che è il direttore generale e sbattere i pugni con la parte politica, perché è logico ad un certo punto che, per esempio, ieri è venuta una signora che dice che anche per fare una mammografia e poi vanno a Campobasso a farla Certo, anche quelle più elementari le andiamo a fare. nello spazio di 7 giorni, loro hanno la prenotazione, come nello spazio di pochissimi giorni hanno tutto, risonanze magnetiche, di tutto, come, e sono soldi che vanno fuori Che regione, vanno fuori, fuori regione, che paghiamo noi. paghiamo il Paghiamo doppio. noi, perché io quando stavo a San Giovanni ricordo che nei tempi migliori c'era un'ospedalizzazione extra territoriale che veniva a San Giovanni circa del 31%, adesso si è abbattuta molto, erano soldi che venivano dall'altra parte, ma c'è stata sempre un'uscita di soldi. E io penso che a Foggia e in provincia di Foggia ci siano anche dei professionisti che siano capaci, se non più capaci, anche di quelli che stanno lì, semplicemente non li mettono in condizione di lavorare. Questo Io penso anche al privato è accreditato, privato insomma. accreditato. Io lavoro in un privato accreditato, io non voglio dire che sia meglio, però ce la combattiamo a un certo punto, perché io mi auguro che il privato accreditato si possa Cioè, casa unire, sollievo cioè, se si la possa, gioca col ma privato, non quindi solo ci sono. Casolier, ma anche le cliniche private di Foggia, perché io sono stato sempre, carattere mio, uno che sa unire le coalizioni, di sa tenere unite, di formare un corpo unico in modo tale da avere più forza in regione. E con questa lungimiranza ha rifiutato di nuovo la proposta di candidatura del centrodestra per sindaco di Foggia. No, le cose non stanno in questi termini, è bene che lo voglio chiarire. A un certo punto ho detto un'altra cosa, ho detto guardate, faccio una premessa, quando sento qualche giovanotto dice dobbiamo rottamare i vecchi, io vorrei dire a qualche giovanotto vediamo se sei capace, se c'è il mio passato e se sei capace allo stato attuale di fare quello che faccio io, chiusa la parentesi. Ho detto tutti vogliono fare il sindaco è la cosa più difficile che ci sia. Fare il sindaco a Foggia, poi lo moltiplichi per mille, per mille, per mille, per mille, per Certo. mille, specialmente per uno come me che non ha terreno, non è che niente, proprio di nessuna maniera. A Rodi non ho mai fatto il sindaco, proprio perché qualcuno poteva dire, tu hai degli interessi, stai qui, lasciamo aperte, queste cose qui. Ho detto, ci sono tante persone che ci tengono a fare il sindaco. Bene, trovate a un certo punto. Se non trovate una persona, una coalizione, sia centrodestra che centrosinistra, perché a un certo punto io personalmente sono un moderato di centro, però quando c'è un impegno lo porto fino a termine. Tant'è vero, il collante della coalizione centro-sinistra, l'altra volta sono stato io che ho rifiutato, ho dato pur di tenere unita una coalizione che poi non è servita a niente, un posto che toccava i diritti per i voti che la lista civica aveva preso, la lista Stallone aveva preso, e l'ho dato praticamente a dei partiti di sinistra in modo tale Da da poter, determinare. diciamo, un'avanguardia delle larghe Dalle intese. larghe intese, un'avanguardia delle larghe E intese. Quindi dunque. tornando a noi, se non trovate a un certo punto una persona che porta qualcosa in più, che sia Un valore un valore aggiunto. aggiunto alla coalizione, ne possiamo parlare. Sento dei nomi che pensi, ma allora giù non ne porteranno a un certo punto. Non so, così mi auguro che di sbagliare a un certo punto. Loro l'altra volta dissi come sarebbe andato, e questo Quelli ufficiali del sino ad ora lo sanno tutti, che io dissi a Fitto che Sanello avrebbe perso alla grande, perché avevano ingigantito gli elementi negativi di San Daniele, che poi bisogna anche stare attenti a questo, perché logicamente la gente, se uno che si fuma una sigaretta, se ne è fumato 50, se beve un bicchiere, per dire tante sciocchezze anche si dicono, però a un certo punto un fondo di verità che avrebbe perso, perché io sto in mezzo alla gente. Dunque, mi pare di capire, Presidente, che di fronte all'ufficializzazione dei nomi che abbiamo sentito, quindi vari Landella, Longo, Meniero, evidentemente Ciuccio De Emilio, le ritiene figure divisive. Si capisce, perché Quindi lei poi no, lascia la porta aperta. io dico semplicemente questo, io sto qui, questo è il mio curriculum, questa è la mia vita, decidete voi, sappiate che io ci verrei in un certo senso a perdere, però è la gente comune che me lo chiede, lo dico in maniera molto molto chiara, la gente comune, perché anche Questa è un'apertura. Questa quelli di sinistra, per esempio molti di sinistra che mi hanno conosciuto, mi rimpiango. è un'apertura, Presidente, è un'apertura.
ma io sto qua, io vedete, lei è qui. Sto tanto sereno, ma veramente sereno. Quindi si strappa i capelli, d'altra parte i capelli non me lo potrei strappare, ne ho così pochi, ecco. Li devo economizzare. Va bene, cioè, noi dobbiamo chiudere, quindi il presidente Stallone qui ha dato ma la sua disponibilità, se non ci sono nomi che uniscono. Che uniscono, se scelgono qualcuno, io sono contento. Sì, 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 vabbè, siamo contenti. Siamo contenti tutti. Siamo contenti. Speriamo tutti. Che il nome che scelgono vada bene per la città, perché è difficilissimo, io ribadisco, e poi ci vuole l'aiuto di tutti. Questo è un altro problema, un altro concetto importante. Dobbiamo chiudere. È importante che ci vorrà, se chiunque sia il sindaco, avrà bisogno dell'aiuto della città per bene. Ma se lei va a Palazzo di Città, sì. Se lei va al Comune di Foggia, sì. Praticamente viene, dovesse essere eletto. Sì. E alla luce anche di quello di cui abbiamo parlato in apertura, e quindi delle tecnostrutture, della forza, della prevalenza, del peso, la farà questa benedetta rotazione dei dirigenti, questa riorganizzazione la rotazione, che noi attendiamo anche allora, dal sindaco uscente? La rotazione dei dirigenti è necessaria, lo dico subito, però uno non può andare lì subito immediatamente e fare questa rotazione, perché deve prima capire e poi agire. Non so se è chiaro che uno può capire in 5 anni, può capire anche in 1 mese, non so i tempi. Cioè, io capisco né in 5 anni né in 1 mese, mettiamo 5-6 mesi, capire la situazione. In 5-6 mesi si può fare. In 5-6 mesi si può fare, anche in rapporto. E qualcuno, conoscendo il mio carattere, perché non so uno che sbatte i pugni, sanno che lo farei, insomma, a un certo punto, col sorriso. Mio padre era un vecchio magistrato che diceva in maniera brutale. Io lo dico in maniera molto più. Perché se una dogione si è fatta? Non bisogna chiederlo a me. Io comunque lì l'ho fatta, lì alla provincia, in alcuni posti un po' chiacchierati, un po' non tanto efficienti, l'ho fatta. Va bene, grazie per essere stato con noi. Beh, io ringrazio, perché ripeto, a me piace venire sia da una parte che dall'altra, non per qualche cosa, no, perché non essendo legato a nessun garro, ve lo dico, certo, può parlare in maniera posso libera parlare in maniera e può parlare parlo alla gente. Io sono stato il mio silenzio assordante in questo periodo, e che io osservavo, bello tranquillo, vedevo osservare. Però, ripeto, all'ultima volta fare il sindaco fuori è difficilissimo. Grazie ancora. Grazie a voi tutti, ci vediamo domani, arrivederci.